secondo me il modo migliore per concludere una serata come questa è dare voce e vedere anche fisicamente del futuro. E il futuro di Capoverde, non solo di Capoverde, la speranza di questo mondo, come dico, un po' schiacciati anche dalle notizie che ci rendono un po' più tristi, ma dobbiamo coltivare nuove speranze proprio in queste ore così drammatiche per il mondo. Vogliamo guardare in faccia i giovani, e vogliamo guardare in faccia i giovani di Capoverde. Qui abbiamo una meravigliosa squadra di calcio, perché sono 11 ragazzi e ragazze. È una formazione bellissima, hanno dei sorrisi bellissimi, hanno dei occhi che ci comunicano la speranza del futuro, non solo per Capoverde. Io li ho incontrati nel gennaio del 2020, lo ricordavamo prima di entrare qui, era la vigilia della pandemia e noi eravamo ad aprire questa scuola enologica con il presidente della regione Alberto Cirio e c'erano questi volti che oggi sono ancora più sorridenti. Noi vogliamo sapere prima di tutto i vostri nomi. Nilson, Edmilton, Jason, chiamo Helder, José Luis, sono Liliana, mi chiami Danilton, mi chiami Inocencia, Adelina, Benvenuto. Ecco, e questi 11 ragazzi, Silvia che li sta un po' seguendo anche, perché sono qui, ci dici una cosa proprio legata alla loro presenza qui? Certo, sono qua perché hanno seguito il corso di viticoltura e enologia a Fogo, organizzato dalla Scuola Enologica di Alba, e vorrei chiamare anche il professor Dacombo qua con noi, perché senza la Scuola Enologica non saremmo qua. Anche loro interrotti un po' dalla pandemia, hanno seguito il corso che doveva essere di 2 anni, ma diventato un po' più lungo, e finalmente poi sono giunti alla fine del corso teorico e adesso sono venuti in Italia per fare 500 ore di stage pratico presso le cantine delle Langhe che li hanno accolti per fare questo stage. Quindi, sono dei bravi allievi? Sì, molto. Ci terrei a ringraziare anche le aziende. La scuola ha avuto per qualche giorno questi nostri allievi, perché sono iscritti presso il nostro istituto, hanno fatto un periodo di formazione sulla sicurezza, dopodiché sono stati destinati a delle aziende, delle importanti aziende enologiche del territorio. Due di loro sono nella nostra cantina sperimentale di Alba e il nostro istituto, i docenti, li stanno seguendo con una forma di tutoraggio. Al termine avranno un periodo in cui potranno visitare e presenziare alcune attività organizzate direttamente dalla scuola. Noi siamo contenti, un saluto anche da parte della nostra dirigente che purtroppo stasera non è presente. Complimenti ragazzi e grazie. Padre Ottavio può venire qui, la ministra della salute può venire qui, mi permetto di chiamare un altro sindaco, un tuo collega, cioè una persona che tanto ha fatto per questo progetto, Valerio Derda, il sindaco della città natale di Padre Ottavio, e poi che è stata conquistata da Capoverde. Non so se vuoi dire un saluto e che cos'è per te Capoverde, brevissimo, in una frase.
Una frase? Sì. Complicata una frase, dopo tutte le parole che ha detto Paolo da Mossi. Ma qui va fatto un applauso. Non è solo lo speaker, ma la voce di Paolo. Io sono affascinato. Ma c'è Gilson, ci sono tanti amici che hanno condiviso, con cui ho condiviso delle esperienze bellissime, ma come diceva Luigi, credo, insomma, arricchisce molto di più noi che non quello che si può trasportare a Capo Verde. Per cui il ringraziamento è un ringraziamento veramente al popolo di Capo Verde e a dei ragazzi belli come questi. Dei bimbi di molto grandi e belli che veramente vi ispirano solamente bellezza e hanno amministratori. E io ho in mente il 6 novembre 2019 quando il primo ministro di Capo Verde venne qui da noi con una delegazione ampia, non c'era ancora la dottoressa, ma insomma sarà occasione di riorganizzarlo, però veramente fece un omaggio straordinario alla nostra terra, perché la nostra terra è la terra di Padre Ottavio. Scusate, tutti i cappuccini e dei cappuccini c'è. Allora facciamo solo un saluto brevissimo della ministra alla fine di questa serata. Tres palabras: amor, vida, solidariedad. Cosa vuol dire? Prima di venire qui credo che noi abbiamo visto delle immagini terribili. Qui abbiamo visto delle altre immagini, facciamo di non cancellare mai dal nostro vocabolario la parola speranza e costruire insieme. Grazie, mi rendo a te, diamo a Padre Ottavio la possibilità di dare l'ultima frase. Che bello questo coltivare la speranza, perché la pace parte anche da serate come questa. Padre Ottavio, una frase per concludere. Direi più che una frase, una parola che comprende tutto e comprende ognuno che è qui presente. Grazie. 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 E viva Capo Verde, viva Bra e viva i frati cappuccini, e concludiamo in musica, magari anche con un po' di ballo con questi ragazzi. Grazie.